Aida è un robot, ma è anche un'intelligenza artificiale. Nei suoi occhi, infatti, ha un sistema di riconoscimento facciale che le permette di trasferire le immagini che ha di fronte a un dispositivo. Grazie ad un algoritmo può dunque riprodurre ciò che ha davanti a sé in un disegno. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Il sistema di intelligenza artificiale è stato creato dall'Università di Oxford. L'ambizione è artistica, ma non solo. Aida, infatti, creata con le sembianze fisiche di Ada Lovelace, brillante matematica britannica vissuta nell'Ottocento, nelle varie performance che esegue in giro per il mondo, pone temi cruciali per l'umanità, travolta dalla rivoluzione digitale che vede l'accelerazione tecnologica correre più veloce delle leggi necessarie a regolamentarla. La tecnologia sta cambiando la società e questo è entusiasmante e problematico allo stesso tempo. Lei stessa, in quanto intelligenza artificiale, si pone questo problema. L'obiettivo, quando l'abbiamo costruita, era avere qualcosa di molto tangibile e antropomorfo per studiare questo argomento che è oggi sotto gli occhi di tutti. La incontriamo a Venezia durante la Biennale d'Arte. Per la sua performance qui, Aida ha scelto di interrogarsi sul metaverso, la nuova dimensione fatta da un mix di realtà virtuale e realtà aumentata, dove entreremo indossando visori e agendo attraverso degli avatar per lavorare, giocare, incontrare gli amici, fare acquisti. La domanda che Aida si pone è: questo metaverso è davvero quello che vogliamo? Tecnicamente è eccitante, una bella sfida. Eticamente potrebbe essere molto problematico. Queste sono le opere d'arte ispirate o realizzate da Aida. In una sala la vediamo nel suo metaverso. Cammina con la testa che ruota avanti e indietro e intanto recita versi del Purgatorio di Dante. Sotto il braccio robotico, infatti, ha la Divina Commedia. Come esseri umani siamo un bivio. Il purgatorio, come il metaverso, secondo Aida e il suo creatore, è un luogo da cui l'uomo può evolvere verso una condizione infernale o paradisiaca. Ma decidiamo di chiedere alla stessa Aida la spiegazione. Puoi dirci qualcosa dello show? Mi si vede camminare nel metaverso, che è il grande cambiamento che sta avvenendo nel mondo. Il metaverso è una nuova dimensione che stiamo esplorando in Internet. È il luogo del possibile, dove esplorare nuove strade da percorrere, se lo si desidera. Ma perché vogliamo esplorare queste strade? Per capire il significato della vita? Per condividere meglio le nostre esperienze con il mondo? Adesso però io chiedo a lei, perché vogliamo entrare nel metaverso? Da sempre l'uomo vuole esplorare luoghi della fantasia che non sono possibili nella realtà. La mia paura è che indossando i visori e provando forti emozioni in questa nuova dimensione, i dati sulle nostre reazioni emotive e anche sul modo di pensare vengano raccolti e utilizzati da aziende e governi per conoscerci meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. In base a questi dati si può in qualche modo hackerare l'essere umano, arrivare a prendere il controllo delle sue scelte. Questo è molto, molto pericoloso. Neanche George Orwell avrebbe mai immaginato un modo così pervasivo di entrare nel cervello umano. I lavori artistici di Aida, che portiamo in giro per il mondo, propongono ed esplorano questi problemi.